e vedo il mondo azzurro, solamente azzurro, e vedo tutto azzurro, e vedo tutto. Ciao. Ciao, come stai? Tutto bene? Io bene, grazie. Tutto benissimo. Grazie, anch'io trovo bene te. Allora, fidi convenevoli. Io volevo subito chiederti una cosa sul tuo nuovo CD Disincanto, perché mi interessa sapere dove hai preso spunto per questo titolo. Disincanto vi ricorda, mi fa venire in mente un po' la disillusione. Bella questa cosa che hai detto. Non lo so se siamo vicini. Penso di sì. Disincanto perché la prima cosa a cui io ho pensato, pensando a questo titolo, è... no, non pensando a questo titolo, il titolo è venuto dopo ovviamente, però mi piaceva pensare all'incanto innanzitutto, no? L'incanto che dovrebbe essere, è perfettamente il contrario, che è quella fase bellissima, no? Di quando tu riesci a rimanere a bocca aperta di fronte a qualcosa di incredibile, qualcosa di meraviglioso che è, non lo so, un bellissimo quadro. A me è capitato con la Gioconda di Leonardo. Per 10 minuti sono stato così, sono rimasto in trance, quindi proprio una cosa incredibile, meravigliosa. Però poi ti svegli da questa cosa, e non so se ti rimane veramente il concetto di quello che tu hai provato un attimo prima, ti rimane una specie di ricordo. Invece il più delle volte sarebbe bello riuscire a cogliere quell'attimo, a riuscire a fermare il momento in cui momento che magari è una parte infinitesimale, non so come definirla, e se riuscissimo noi a farla nostra ogni volta questa cosa, allora al risveglio, quando ci troviamo poi con i piedi per terra, quella cosa diventa veramente parte di noi, parte integrante del nostro essere, delle nostre cellule, non so come dire. Come qualcosa, dici, fermare l'attimo che va via. Esatto, sì, è un po' tutto il disco è intriso di questo concetto. Mi viene in mente anche La Rondine, il tuo singolo. La Rondine, Mi basta il mare, Non moriremo mai, e Gli angeli non volano, un po' ma anche Michelle stessa è intrisa di questo concetto, secondo me. Almeno io ci ho provato a farlo, poi non so se ci sono riuscito, chiaramente l'intenzione era questa. Ma senti, La Rondine che vola via è qualcuno che tu avevi in testa già da prima, o è semplicemente una metafora appunto magari del passaggio? Ah no, è una metafora ovviamente è una metafora, però mi piaceva questa idea di questa persona ma di un rapporto che si interrompe, quindi questa persona va via ovviamente, e può essere sicuramente in ogni posto, in ogni luogo, però mi piace l'idea di pensare che siamo comunque sotto la stessa luna, e questa luna viene divisa a metà. E dire a lei, però guarda che sei nel cielo sbagliato, sei sotto il cielo sbagliato. Allora, senti, ci guardiamo il tuo video, La Rondine, e poi torniamo a chiacchierare. Ok, ti mando, mi interessava magari chiacchierare ancora un pochettino di quello. Sennò mi sembra di essere a scuola. Va bene. Mango. Ma sai che è una cosa che non so mai, quando vengono gli artisti, se chiamare con il loro nome oppure con... Ma non sai se è quello vero, il nome oppure no. Allora io ti posso chiamare col tuo nome di battesimo, va bene Pino. Senti, volevo sapere proprio di quello di cui parlavamo adesso a camere spente, no? Che mi dicevi come è stato difficile rendere il testo della canzone con il video che abbiamo appena visto. Magari lo racconti un po'. No, non difficile, ma sicuramente ci siamo sforzati di rendere il più possibile l'idea di questa canzone, del testo soprattutto, no? Ovviamente, perché comunque il testo, anche se non sembra, è abbastanza crudo, è abbastanza, come dire, no, la parola violento non mi piace, perché... però è molto diretto. Molto diretto, sicuramente, ecco, bravissimo. E allora abbiamo cercato di andare a sottolineare con le immagini quello che comunque con una certa crudezza viene raccontato nella canzone. E allora abbiamo trovato questi due ballerini di danza brasiliana, la capoeira, dove si menano come dei pazzi furiosi, e alla fine veramente si fanno, sì certo, rimangono i segni, si fanno male, anche però, perché nell'amore ci si lascia sempre il segno. Certamente, bravissima. E quindi ecco perché volevamo mettere a fuoco proprio questo, il fatto che comunque nell'amore ci si lascia il segno, ma pensa a quando un amore invece non c'è più, è finito, o perlomeno da una delle due parti non c'è più questa cosa meravigliosa che è il sentirsi
complici, sentirsi comunque insieme quotidianamente, da quando ci si sveglia fino a quando si va a dormire. Anche quello è un po' un disincanto. Anche quello è un disincanto, vedi, vedi, bravissimo. Torna tutto. E qui torna tutto davvero. Però penso che ci siamo riusciti onestamente a ricreare quella dimensione che avevamo in mente. Senti, sai cosa mi interessava anche sapere? Io so che tu vivi a Lago Negro, no? Quanto è importante per te vivere in un posto che mi dicevi è a 20 minuti dal mare e 20 minuti dalla montagna? Beh, è bellissimo, più che... Non so se ha influenzato la tua musica, la tua musicalità? Non lo so, questo non lo so, però io penso che la musicalità di chiunque venga influenzata più che altro dalla sua mente, non dal posto dove abita. Non è che se abiti in montagna fai le canzoni montuose, se abiti le canzoni marine, non lo so, perdonami questo confronto, sì, però... no, penso che ognuno poi possa essere influenzato non necessariamente dal posto, anche se vive in un posto magnifico, in un posto bellissimo, ma come ti dicevo dall'interiorità, da quello che comunque ha vissuto come è cresciuto, come è stato educato, da come che tipo di libri legge, che tipo di musica ascolta, che tipo di amori vive, ecco, quindi allora più che altro da questo uno viene influenzato. Si sente in giro, no? Il fatto che molto spesso dicono che gli artisti diano il meglio di sé nella parte iniziale della loro carriera. Tu hai tanti anni invece alle spalle di carriera e so che appunto si può fare un po' di sana polemica. Guarda, mi inviti a nozze. Ma mi inviti a nozze, nel senso che... Era questa la domanda? Sì, no, no, è questo. Cioè, saremmo tutti rovinati, tutti dei fiaschi colossali, insomma, ognuno di noi, perché guai a pensare questo. Io penso che l'inizio di una carriera sia soltanto l'inizio di una carriera, nient'altro. E poi c'è tutto uno sviluppo, c'è un seguito. Anzi, io penso perfettamente il contrario, che il meglio è sempre da venire, perché non puoi pensare che il primo lavoro che hai fatto è comunque il completamento di un tuo modo di pensare. No, se basti pensare soltanto al fatto che comunque da quando tu hai 20 anni fino a oltrepassati i 40, sicuramente c'è stata una crescita, c'è stato un movimento, per cui tu hai avuto modo di assorbire tante altre informazioni, tante altre nozioni, per cui il tuo bagaglio culturale, musicale, tutto, chiamiamolo come vogliamo, è cresciuto sicuramente, non si è abbassato. Allora quello che tu vai poi ad esprimere in un secondo momento, cioè io penso che l'ultimo lavoro mio non può essere paragonato al primo, ma neanche al penultimo, ma neanche al terzultimo, perché poi ci sono dei momenti più felici di una carriera, di altri momenti, ma non facciamo questo errore assurdo di pensare che all'inizio di una carriera uno faccia le cose migliori. Magari anche più voglia di buttarsi. Smentire subito questa cosa, perché allora se per l'inizio della mia carriera si intende oro o bella d'estate, mi sta bene, ma questo è l'inizio della carriera conosciuta dal pubblico, ma io prima di oro ho fatto 3 album che nessuno conosce, allora quelli sono i miei inizi. Ma che cos'è allora, che... È un errore quello, un errore, semplice. Senti, mi toglie una curiosità, che tu riesci a dire quello che effettivamente è cambiato nel tuo modo di approcciarti alla musica e di fare musica in tutti i tuoi anni di carriera? Non lo so che cosa è cambiato, probabilmente niente, perché quello che è cambiato è soltanto il tempo che è passato, ma non il tuo approccio musicale è sempre lo stesso, cioè io amavo quando avevo 12-13 anni e cantavo quello, i Led Zeppelin, anzi quando avevo 8 cantavo Aretha Franklin. Tu mi dicevi prima di Peter Gabriel, che Peter per te Gabriel è stato... anche un attimino dopo con i Genesis, non ho vissuto purtroppo l'epoca dei Beatles e dei Rolling Stones, che i Rolling Stones per me sono il top, però li ho vissuti attraverso i miei fratelli più grandi che mi lanciavano queste informazioni, ecco, io nasco da queste cose, per cui ho cercato poi di assorbirle e di tirarle fuori comunque in un altro modo, attraverso quella che è la mia vocalità, attraverso quello che è il mio modo di pensare, attraverso quella che è la mia cultura e musicale e globale. Bene, ci prendiamo una piccola pausa, un po' di pubblicità. Allora, io ho letto che tu hai un grande senso dell'amicizia, poi ho letto che siete una famiglia molto numerosa perché siete 5 fratelli, che hai una compagna e 2 figli, Filippo e Angelina, giusto? Su tutto, mi sono documentatissima. Mi interessava sapere, sai una cosa, Pino, quanto effettivamente la tua vita privata, quindi la tua affettività e il tuo essere appunto legato ai tuoi affetti, abbia influito sulla tua carriera?
o nel tuo fare musica, nel rapportarti alla musica? In un modo globale, penso che non si possa estrapolare una cosa, questa cosa da tutto il resto, non è possibile. Tu vivi la tua vita, vivi con la tua famiglia, con i tuoi bambini, con la tua compagna e questo è il tuo quotidiano. Il tuo quotidiano necessariamente si rapporta a quello che poi è il tuo lavoro, al tuo modo di pensare, al tuo modo di vedere le cose. Non possono scindersi queste cose. Ci sono tanti artisti che però dicono che non prendono mai spunto dal quotidiano in realtà. Riescono ad estrapolare quello che scrivono nelle canzoni. Tu? Peccato per loro. Perché invece la cosa più bella è riuscire sempre ad essere perfettamente con i piedi per terra, però con i piedi per terra riuscire però, pur rimanendo con i piedi per terra, ad usare invece la testa per andare oltre, per andare. Io quando metto a scrivere non sto pensando a. Chiaramente non penso mica alla mia famiglia mentre sto scrivendo un pezzo, penso a quello che mi piacerebbe ascoltare. No, io compongo. E non è difficile comporre quello che ti piacerebbe ascoltare? Cioè ci deve essere una grande separazione mentale? Assolutamente no, anzi, guai se non riuscissi ad entrare in questo momento, no? Magico secondo me, perché soltanto attraverso, passando in questo momento, riesco veramente ad estraniarmi da tutto il resto, e allora in quel momento riesco ad essere solo con me stesso, anche se sono in mezzo a 100 persone, sono in studio davanti al pianoforte, davanti a un microfono, e riesco in quel momento a trovare quella cosa che sto cercando e che mi passa magari per la mente da giorni e giorni e giorni, o forse da mesi a volte. Senti, chi è la prima persona a cui fa ascoltare un tuo lavoro? Beh, sicuramente Laura. Sicuramente, ma per ovvi motivi. Oddio, che ce l'hai sempre in casa, tu dici. Oppure la persona che mi sta di fianco in quel momento mentre sto lavorando, che di solito è il mio collaboratore, che è Rocco Petrucci, oppure, non lo so, Armando mio fratello, oppure. Ecco, pure loro, basta. E i giudizi più seri, i più severi chi sono? Ah, sicuramente quelli di Laura, ma quelli di tutti in generale. Sono sempre molto cattivi con me. Le donne sono sempre. È vero, le donne picchiano pesante, vabbè. Perché hanno paura che il lavoro porti via. No, non in quel senso. Ma che cattiva! Sei cattivissima. No, non è vero. No, ovviamente stiamo scherzando, ma no, non è vero. Anzi, io penso che la persona che ti conosce maggiormente possa essere positiva in certi momenti, può essere anche molto negativa, attenzione, perché il giudizio può essere falsato in quel momento. Però mi fido molto di una persona come Laura, so che è una persona che difficilmente riesce ad essere, a lasciarsi affascinare, come dire, da certe situazioni, quindi riesce ad estranearsi anche lei e rimanere ad essere obiettiva, un po' come facevo io con lei quando lavorava con i Mattia Bazzer. Va bene, senti, io ti volevo dire una cosa, adesso ci vediamo il nostro video jukebox, che è il video dei tormentoni degli anni passati, e ci guardiamo un video grandioso di Tricarico, Io sono Francesco, ricordi? L'anno scorso. Ah, ecco, tu dici del passato. Vabbè, ma non così lontano. Io pensavo, dico, vedi che fa comprare qualcosa di mio. È arrivato il momento di parlare delle tournée, di viaggi, perché so che parti il 25 da Foligno con il quartetto di voce Farawalla. Mi racconti un pochettino, perché so che ti accompagnano già da 4 anni, 4 volte che. Più che 4 anni, sono 4 tournée già che abbiamo fatto, due teatrali e due estivi. E sono questo gruppo vocale, appunto chiamato Farawalla. Sono 4 ragazze veramente eccezionali, formidabili, con le quali mi sono sempre trovato benissimo fin dal primo momento, e quest'anno ho il piacere di ritornare a lavorare con loro. Bello, perché fra noi c'è un'intesa incredibile sul fatto vocale. Noi passiamo fra il soundcheck di un concerto e il concerto tutte le ore di a cantare? No, a fare sì, a improvvisazioni nei camerini praticamente, per allenare la voce. La voce per penso che serva tantissimo anche per conoscersi, no? Per rapportarsi. Sicuramente, nel momento in cui riesci a conoscerti così bene vocalmente, praticamente sei tutto di quella persona. Penso sia fondamentale, perché dalla vocalità secondo me nasce un po' tutto quanto. E se uno è stonato? Andiamo sulle figlie. E lì diventa un bel problema, lì diventa un bel problema. Conosci la persona da stonato qual è? Quindi però, tu dici che ti rapporti a lei in modo stonato? No, per carità, no, assolutamente. Sarebbe ingiusto e sbagliato.
la persona stonata, guarda, questo è un enigma pazzesco, perché sai che non riesco a capire come faccio una persona ad essere stonata. Io ad esempio non sono quello che si definisce un usignolo. Però non vuol dire nulla, evidentemente. Poi io parlo sì, adesso ti arrabbichi sui muri, perché io ti ho detto che sono stonata. Sto dicendo una cosa seria. Voglio dire, uno canta ed è intonato a seconda, secondo me, di quello che è il proprio modo di ascoltare. Quando, quando diciamo che una persona è stonata, secondo me non stiamo parlando delle sue corde vocali, ma stiamo parlando delle sue orecchie. Eh sì, che sbaglia a sentire il discorso. Invece noi di solito intendiamo l'emissione, però noi l'emissione che abbiamo è dipende solo a focalizzare il suono. Solo ed esclusivamente da quello che noi riusciamo ad ascoltare. Infatti sai cos'è una cosa che mi ha sempre affascinato? Che ha l'orecchio assoluto, no? Che tipo, tu davvero, cioè tipo io lancio una scarpa sul muro e tu mi dici, non so, do. Beh, la scarpa non dà un suono proprio, non dà la nota, dà un rumoraccio. Però se tu mi dici un suono, io ti dico che è un suono, veramente una nota, io ti posso dire, ma non è, questa è una stupidaggine, questo qua è un esercizio. Non è vero, io non sarei mai capace. No, aspetta, no, è una stupidaggine nel senso che non è necessariamente chi ha l'orecchio assoluto fa questo. Questo è un esercizio che tu impari poi col tempo, ma è una cazzata, chiamiamola così. Invece l'orecchio assoluto secondo me non è soltanto quello, ma è avere l'intonazione cosiddetta perfetta, cioè nel senso che se uno strumento non è accordato nella maniera giusta, tu te ne accorgi immediatamente, cioè che non è, magari c'è un decimo di quarto di tono che non è giusto e tu dici, ma tu lo becchi subito. È più quella l'intonazione assoluta che non il riconoscere il la o il do o il mi. O la ciabatta sul muro. La ciabatta sul muro, non è quello, quello è un esercizio un po' da circo, non c'entra niente. Senti Pino, abbiamo finito la puntata, siamo arrivati alla fine. Mo che cominciamo a provarci gusto. Ma sai che facciamo? Gli facciamo un bagno in mare. Rifacciamo tutto da capo, tipo teatro dell'assurdo. Andiamo avanti 8 ore. Lancio il video della settimana, sono Parechiara con Festival, noi ci salutiamo, spero di vederti presto. Ti vengo a trovare in Basilicata. Io ti aspetto giù in Verso Maratea. Avete sentito tutti, Ti aspetto tutti verso Maratea.